I'm live! Sapete perché mi sento felice? Perché ho risparmiato sulla polizza auto. Con Facile.it ho trovato un'offerta a soli 114 euro all'anno. Facile.it, Facile.it, Facile.it. Risparmiare sulla polizza auto è facile. Buonanotte dal mondo in parole, regola d'arte. Buonanotte da Massimiliano Affinita e Chiara Cicconi. Con lei parliamo di un argomento sempre relativo al libro che ha scritto, il libro Luce. Questo bellissimo libro che parla di esperienze terrene, ma soprattutto ultraterrene, che ci possono dare la chiave di lettura spesso degli accadimenti e degli eventi che capitano nel mondo e nella nostra vita. Ecco, una buonasera innanzitutto Chiara. Buonasera a tutti. Buonasera a te e ai nostri ascoltatori, ovviamente. Ecco, la prima domanda che volevo farti, proprio alla luce di quello che ho detto, è l'interpretazione che dai e che cosa dicono le forze, le energie con cui sei rimasta in contatto dopo la tua esperienza. Tu hai detto che in realtà siamo tutti in contatto, ma in alcuni, specialmente coloro che hanno avuto delle esperienze così particolari come la tua, che descrivi nel libro, hanno semplicemente reso la comunicazione udibile e affinché possa essere percepita, mentre gli altri sono, diciamo, sordi alle comunicazioni di queste energie che trascendono la materia, sono invisibili ma sono ben presenti e rappresentano, fammelo dire, quel 97% che gli scienziati ci dicono che noi non conosciamo. Cioè, noi della realtà che ci circonda conosciamo quando le nostre capacità intellettive e sensoriali sono al massimo, riusciamo a conoscere solamente il 3%, poi il 97% è tutto un'esperienza, che una realtà che non ci pare perlomeno conoscibile. Ecco, che cosa ti stanno comunicando circa questo evento drammatico? In realtà in Italia e in Europa ne abbiamo due di eventi drammatici. Uno è questa sorta di imposizioni continue sulla a detrimento della libertà dei cittadini, e poi c'è questa guerra che si sta sviluppando in modo drammatico e sembra che possa anche esplodere in una guerra mondiale e nucleare. Ecco, prego Chiara. Ah, tra l'altro, perdonami, solo un ultimo incipit: oggi ci saranno i negoziati di pace. Reputi anche attraverso le comunicazioni che ti stanno inviando queste energie, che questi negoziati andranno a buon fine oppure dici tu? Ma guarda, allora, intanto già il fatto che ci siano dei negoziati, che sono, da quello che so, già iniziati, sì. Sia secondo me un punto fondamentale, perché se no, ovviamente non c'era interesse, i negoziati non sarebbero neanche iniziati. E probabilmente, come dicevo anche l'altra volta, ci sono in corso ovviamente delle influenze, no? Verso questi politici, capi di Stato, che devono prendere delle decisioni che sicuramente vengono consigliati quantomeno da chi gli sta vicino, dalle famose guide, no? Sì. E sicuramente io mi ricordo qualcosa che ho letto, che Putin in realtà ha detto dall'inizio che lui non era intenzionato a una guerra mondiale, anche perché la guerra mondiale oggi sarebbe una guerra atomica, che vuol dire che distruggerebbe in pochissimi minuti tutto il mondo, e lui l'ha dichiarato molto chiaramente, ha detto che una guerra mondiale, una guerra atomica, non vince nessuno, giustamente. E quindi già lì io ho avuto il sentore che comunque ci fosse qualcuno che gli sussurrasse, virgolette, all'orecchio, no? E credo che non si arriverà a una guerra totale, atomica, definitiva. Sicuramente questa situazione è complicata, perché ci sono in ballo delle situazioni, delle forze, secondo me anche diverse relativamente a chi consiglia chi.
questo senso. Quindi io per questo oggi volevo affrontare appunto un discorso sulla tipologia di guide o comunque di entità che parlano, no, in qualche modo alle coscienze delle persone, degli esseri umani, e dipende da questa diversità, diciamo, di entità che comunicano con noi, dipende molto dalla nostra, dalle nostre vibrazioni. Più una persona è evoluta, più ha vibrazioni alte, più è in contatto con esseri più evoluti, quindi con entità più evolute a livello spirituale. È ovvio che avendo delle vibrazioni basse noi riusciamo o comunque veniamo contattati più facilmente da entità meno evolute e quindi più propense a, diciamo, non far del bene alle persone, questo nella normalità. Poi è ovvio che se si rapportano con personaggi di una certa importanza, le cose potrebbero essere di un certo livello, no? Anche mondiale, diciamo, quindi potrebbe avere delle. Quindi dipende molto, credo, dalle vibrazioni delle persone e quindi da quelle che siano le entità da cui vengono contattati. E quindi dipende tutto da quello, secondo me, però io credo non ci sia poi in realtà alla fine la volontà, ovviamente, da parte di nessuno di far arrivare a un conflitto definitivo, perché quello sarebbe oggi non si combatterebbe più con fucili, cioè voglio dire, alla fine, quindi se dovesse diventare una cosa mondiale, a quel punto sarebbe veramente la fine del mondo, degli esseri umani, ma soprattutto, come diciamo un'altra volta, della Terra. E questo è qualcosa che le guide, comunque le entità superiori, non vogliono assolutamente. E invece circa questi negoziati di pace, che cosa senti tu dal? Ma io credo che ci saranno comunque delle risoluzioni per questa cosa. A livello politico poi bisognerà vedere cosa comporterà per noi Europa, per il mondo, questo è un altro discorso molto più ampio, credo. Però no, non credo si arriverà poi alla fine appunto a scatenare una guerra molto più grande. Quindi sicuramente troveranno, penso, degli accordi. Di che genere, poi ovvio, questo no, non lo possiamo sapere. Ecco, stai dicendo, Chiara, che questa situazione ti ricorda molto un capitolo del libro o parte di esso, relativamente a queste presenze guida che ci indicano la via, la direzione. Sì, io ho avuto contatto con la mia guida, oggi so che la mia guida all'epoca lo consideravo l'angelo custode, ma più o meno cambia poco solo la terminologia, perché in realtà nell'immaginario collettivo da sempre in tutte le religioni si è parlato sempre di angeli custodi, comunque di queste entità che ci guidano in qualche modo nel percorso della nostra vita. Poi è ovvio che ci lasciano libero arbitrio, quindi non possiamo, cioè ognuno poi dopo decide anche in base a quello che percepisce o comunque dai messaggi che arrivano, anche se non, magari non comprende di aver ricevuto dei messaggi. Però ovviamente poi ognuno è libero di decidere delle proprie cose, quindi ovviamente loro non possono intervenire in maniera materiale, no? Nel vero senso della parola, se non in alcuni casi rarissimi, però sicuramente intervengono colloquiando con noi anche quando non ce ne rendiamo conto. E io invece ho avuto la possibilità, il dono, chiamalo come vuoi, di poter avere dei contatti un pochino più concreti, quindi mi è accaduto di vedere un paio di volte la mia guida, e una volta, adesso ve la leggo, è accaduto quando ero incinta di mia figlia, in una situazione per me abbastanza particolare, perché come vi ho già accennato e come abbiamo letto altre volte, io rischiavo la vita perché ho deciso di avere una gravidanza in una situazione mia fisica che comunque comportava dei rischi abbastanza seri. E in un certo momento mi è stato fatto capire che comunque era la cosa giusta e che mi erano vicini per aiutarmi in qualche modo. Adesso vi leggo il pezzo dove ne parlo nel libro. Prego. Allora, il capitolo è Luce, capitolo 11. Dopo che ci fummo trasferiti in quella che è tuttora casa nostra, un pomeriggio che stavo riposando perché ero molto stanca, iniziarono le aritmie e mi domandai se chiamare Federico, che era nell'altra stanza, per farmi portare al pronto soccorso. In quel momento vidi per pochi secondi una figura vestita di bianco, seduta sul davanzale della finestra. Non potevi vedergli il viso, ma mi rassicurò molto e poco dopo passarono le aritmie. Effettuai tutti i controlli prescritti intorno al sesto mese e il ginecologo ci diede la conferma che la nostra bambina non aveva ereditato nessuna delle mie patologie e tirammo un primo sospiro di sollievo.
Questo diciamo è il primo incontro, no, in realtà neanche il primo, in realtà fu il secondo o il terzo, perché in realtà io mentre ero ricoverata in terapia intensiva coronarica dopo il famoso arresto cardiaco, l'esperienza di NDE, anzi no, subito dopo l'operazione, quindi ancora successivo, qualche giorno successivo, ero in reparto, quindi comunque immobile perché avevo i drenaggi, non mi potevo muovere, bisognava aspettare insomma un paio di giorni prima che riuscissi ad alzarmi, ed ero ovviamente anche un po' intontita perché ero in una situazione abbastanza fisicamente abbastanza pesante, dolori ovunque, quindi io prendevo comunque degli analgesici. E avevo con me in stanza una compagna, una signora che stava vicino a me nel letto. Lei però si poteva alzare, già si muoveva, andava in bagno, quindi insomma aveva un po' più di libertà, di autonomia. E durante un pomeriggio a un certo punto io mi svegliai e dissi: ma è entrato qualcuno? E mi disse: no, veramente sono varie ore che non entra nessuno. E mi disse: perché? Dico: no, perché mi è sembrato di vedere accanto al mio letto un medico, dico, un camice bianco. E mi disse: no, non è entrato nessuno. Ma poi mi ha detto: non so se ci hai fatto caso, ma i medici non hanno i camici bianchi, qui sono vestiti sempre di verde. Verde, sì, è vero. Allora ho detto: ah, ok, allora niente. In effetti c'era stata una presenza vicino al mio letto. Io avevo immaginato un medico, ovviamente, in realtà era un'entità vestita di bianco. E poi sempre lì non avevo visto il viso, ma ho imputato il fatto che non avevo potuto alzare la testa, quindi dico, ho visto solo una parte, no? In realtà appunto mi dicono che non, il viso non si vede mai, perché in realtà non sono entità che sono in qualche modo riconducibili a una parte, a un maschile o un femminile. Non sono entità corporee, sì. No, infatti. E noi in realtà mi dicono anche che li vediamo, diciamo, come noi pensiamo di volerli vedere, quindi loro si adeguano alla nostra idea in qualche modo. E poi mi capitò un'altra volta, sempre mentre ero, non mi ricordo se era subito dopo sì, forse subito dopo appunto l'esperienza di NDE, ero in UTIC, quindi in terapia intensiva coronarica, dormicchiavo. A un certo punto nella mia mano ho sentito come qualcuno mi avesse messo la sua mano, no? La sensazione proprio forte di qualcuno che ti prende la mano. E mi sono svegliata, diciamo, mi sono risvegliata un attimino, ho girato lo sguardo e non c'era nessuno, però la sensazione è stata proprio fisica, quindi è stata incredibile come cosa. Questi sono stati i miei contatti, diciamo, più concreti. Poi in realtà di messaggi ne ho ricevuti sempre tanti, quindi di vario tipo, in vari modi, come dicevamo anche l'altra volta. A proposito di questa sensazione, ce l'ho avuto anch'io. Una volta avevo la sensazione, la netta sensazione che mio nonno si fosse appoggiato a me, no? Mentre ero nel dormiveglia. E a quel punto ho detto a me stesso, sarà è solamente una tua sensazione, non c'è nulla di reale. E a quel punto la pressione sul mio corpo è diventata molto più forte, no? Quasi, quasi questa presenza mi volesse dire: no, no, guarda, non stai sbagliando affatto, sono proprio io. E infatti ho sentito come se veramente un corpo si appoggiasse sulla mia schiena, in questo caso, sulla parte sinistra del mio corpo, per farmi sentire la sua presenza. Sì, loro possono fare questo e anche molto altro. A me è capitato anche momenti in cui, mentre ero magari nel mio letto, essendo un letto matrimoniale dalla mia parte, a un certo punto ho sentito come quando ti si siede vicino qualcuno o si sdraia qualcuno, no? Mentre il letto si abbassa. E quindi ce ne sono tante di possibilità, loro fanno molti modi per comunicare in generale, quindi è ovvio, poi dipende di chi stiamo parlando, nel tuo caso era tuo nonno, però loro possono comunicare con noi, ovviamente le guide lo fanno per determinati motivi, magari i nostri congiunti lo fanno per farci sentire la loro presenza, no? Farci sapere che comunque c'è un qualcosa dopo, che loro in qualche modo rimangono in contatto. Io di queste esperienze ne ho tantissime, se volete ne leggo qualcuna pure di te, ne Prego, ho prego, veramente prego, tante. certo. Allora, guarda, proprio ora stavo guardando un'altra cosa
cosa che ho segnato. Ricordo quanto accaduto dopo una lunga no lotta con il tumore a una cugina carnale di nostra madre, a cui eravamo molto legati, perché andavamo a trovarla spesso a casa sua in Umbria, fin da quando ero bambina. Questa morì lasciando tre figli molto giovani, orfani anche di padre, perché era morto di arresto cardiaco qualche anno prima. I nostri genitori continuavano a frequentare i tre ragazzi, anche per poter essere loro di conforto e di supporto quando necessario. Continuai di conseguenza a frequentarli anche una volta divenuta adulta. Andavo a trovarli in varie circostanze, anche accompagnata da Marco, questo è il capitolo di cui parlo, diciamo, del mio primo fidanzato. Venivamo ancora nella, vivavamo, vivevano, scusatemi, ancora nella casa che avevano ricevuto in eredità dai genitori. Andai a trovarli anche qualche mese dopo il funerale di zia Graziella e fui molto colpito dalla loro forza, che avevano ereditato sicuramente dalla loro madre. Durante il breve soggiorno in cui andai con Marco, ci sistemarono loro nella stanza che era stata dei loro genitori, sapendo che non ero tipo da impressionarmi facilmente. Quelle notti, però, dopo che furono andati tutti a dormire, sentii la presenza della zia che girava per la casa. Sentii rumori inusuali e vidi ombre che si muovevano. Marco si spaventò molto perché lo percepì anche lui. Una mattina parlai di queste sensazioni con i miei cugini, sperando che non mi prendessero per pazza, ma non si stupirono affatto perché anche loro percepivano la sua presenza dopo il suo decesso. Praticamente questa zia a cui noi siamo sempre stati molto legati era rimasta, a quanto dicevano anche i miei cugini, in quella casa, ma in qualche modo non per la casa ovviamente, ma per essere vicina a loro, e quindi anche loro la percepivano molto spesso e quindi non si stupirono di queste mie sensazioni. In effetti possiamo avvertirli in molti modi, spesso non diamo peso, no? Tante cose che accadono. Ma rumori notturni che potrebbero non essere, per esempio, mi capitò anche in situazioni in cui posti isolati, per cui i rumori notturni, se non vengono all'interno della casa, sono particolari, no? Non, da dove vengono, e avendo, diciamo, in qualche modo la concezione che in determinate parti della casa non c'era nessuno in quel momento, percepire i rumori da quelle zone ovviamente ti fa pensare subito a qualcosa che non è, no? Così. Diciamo così palpabili in qualche modo, però loro fanno in modo di comunicare in molti molti modi, riescono a interferire con tutta una serie di cose elettroniche, e quindi hanno modo di comunicare con noi. È ovvio che bisogna vedere poi se noi gli diamo credito a queste sensazioni, a queste situazioni che accadono, perché è sempre pure quello il discorso, no? Spesso accadono a chiunque, però le persone non ci fanno caso oppure non gli danno importanza in qualche modo. Giustificano in molti altri modi, spesso dicendo: no, vabbè, era un rumore, chissà come, ma ce ne sono alcuni che sono veramente talmente espliciti che è un po' difficile giustificarli spesso, no? Sì, ad esempio a me capita, non spesso, ma a volte capita, dei rumori quando scricchiola l'armadio oppure una scala in legno. E lì come fa a scricchiolare da sola, no? O l'armadio che scricchiola da solo. Te scricco l'armadio, a me proprio capitano dei botti all'interno, come se Ah. cadesse qualcosa dentro l'armadio, qualcuno stesse battendo, vai ad aprire, non c'è nulla, a meno che si tratti di un animale selvatico, no? Però Ecco. per dei rumori talmente forti che è veramente difficile, no? Avere l'idea che sia qualcosa all'interno dell'armadio, perché di solito ci sono vestiti, quindi vedi tanto che rumore fanno, no? Però io sono la prima a essere spesso scettica, quindi da scema vado ad aprire l'armadio a vedere che c'è dentro, capito? E poi ovviamente non c'è nulla perché è ovvio. Quindi dei E rumori molto forti, no? sì, molto forti. Infatti ormai mio marito ci ridiamo sopra perché c'è chi sarà, dico, boh, qualcuno che ha intenzione di svegliarci, no? Perché spesso capita di notte, di sera molto tardi. E sono tutte cose che accadono, secondo me, abbastanza comunemente un po' a tutti. Per esempio, un altro episodio molto particolare che fa parte quindi della storia con mio ex, Sì. non è, e lì praticamente lui ha avuto, diciamo, un lutto in famiglia di una persona a lui molto cara, che poi in realtà è una persona che conosco bene anche io. E allora praticamente
inizia così, diciamo, ho preso il pezzo che ne parla un pochino. Soriana, la figlia mezzana, dopo varie vicissitudini sentimentali, una separazione, no, questo è sempre parte, perdonami, è sempre parte del. Questo lo leggo dopo. Allora, insieme abbiamo affrontato anche i primi lutti di persone a noi care. La zia di Marco, a cui ero particolarmente affezionata, visse all'incirca 1 mese e mezzo dopo che le venne scoperto un tumore fulminante al colon. A un certo punto ci chiamò la madre di Marco per dirci che se volevamo salutarla, quello era il momento. Partimmo per Pisa, che era ancora cosciente. Nel preparare le valigie per una permanenza di un paio di giorni a casa di una sua cugina, che ci avrebbe ospitato per l'occasione, insistetti affinché mettesse in valigia un abito adatto a un funerale. Mi rispose che la madre gli aveva detto che non si era a quel punto e che non si poteva sapere quanto tempo avrebbe vissuto ancora e che invece noi ci saremmo fermati solamente un paio di giorni. Insistendo, riuscì a fargli mettere in valigia un abito adatto e ne presi uno anch'io, prendendo alla fine più abiti del necessario, non so perché, ma sapevo che sarebbero serviti. Quando arrivammo, la zia aveva perso conoscenza da poche ore, non potevamo parlarci, ma solo attendere l'inevitabile. Potevamo andare a trovarla in ospedale solamente per tenerle la mano. Decidemmo quindi di rimanere per partecipare poi al funerale. Ripartire per dover tornare dopo un paio di giorni sarebbe stato inutile. Andavamo in ospedale all'ora di pranzo, trascorrevamo il pomeriggio in spiaggia e tornavamo in ospedale prima di cena. Andavamo a mangiare a casa della cugina di Marco e poi a dormire. Una sera decidemmo di andare a mangiare una pizza insieme a un'amica di famiglia che era passata a trovare la zia. Dopo di essere entrati a casa della cugina verso mezzanotte, stavo stendendo il balcone delle cose lavate a mano quando sentii la presenza della zia e pensai fosse deceduta. Mi diedi della sciocca perché, se veramente fosse stato così, mi dissi che ci avrebbero avvertiti e rientrai in casa per andare a dormire. Fummo svegliati la mattina dopo dalla telefonata della mamma di Marco che ci annunciava la morte della zia, avvenuta la sera prima. Stavano rientrando a casa quando furono contattati dall'ospedale che annunciava loro il tragico evento. Ci dissero di non averci avvisato per farci trascorrere una notte serena. Feci chiedere da Marco a che ora fosse accaduto e lui mi riferì che era morta a mezzanotte. Era venuta a salutarmi. Praticamente io avevo percepito prima, addirittura di partire, che sarebbe accaduto in quel frangente. E spesso quando faccio queste affermazioni di solito mi prendono un po' per pazza, no? Perché dici, ma tu come ne sai, come fai a dire una cosa del genere? Anzi, è anche un po' magra, brano, come cosa. Però in qualche modo io queste cose le percepisco sempre e quindi avevo appunto insistito, meno male da una parte, perché sennò avrei dovuto magari andare a cercare un vestito, qualcosa da indossare in quella situazione. No, ma Perché tra a un funerale vai con determinati abiti, insomma, no? l'altro, queste persone che si appellano sempre alla razionalità, alla logica, lo facciano partendo da un assunto che è la realtà, che è data da scienziati, dalla scienza, anzi, questa volta unanime, non come quando ci vogliono imporre. No, vogliono che ci siano delle imposizioni e affinché siano applicate sulla nostra vita, prendono la parte della scienza che è d'accordo con loro e escludono l'altra. Questa volta è unanime la scienza e Ma concordo su. neanche tanto, Massimiliano, perdona se ti Prego. interrompo. In realtà anche qui ci sono varie versioni della cosa. Ci sono alcuni scienziati anche importanti, tipo Zichichi, che hanno trovato, diciamo, in qualche modo l'esistenza di un qualcosa di più grande, di Dio, vogliamo chiamarlo, dell'energia creatrice in assoluto, tramite la scienza, appunto, perché lui, studiando il famoso bosone Higgs, praticamente ha scoperto che in realtà l'antimateria è materia e quindi l'antimateria fa parte di una materia invisibile. L'energia è invisibile in qualche modo, e quindi lui da questo assunto è giunto alla conclusione che esiste un'energia più grande, e quindi già lì un pochino la scoperta di Dio, tra virgolette. E in più c'è un professor Malanga, non so se ne hai mai sentito parlare, che lui ha studiato Sì, anche in qualche modo studiando Mara, può rivedere il cognome? Malanga? Malanga, sì. Sì. Mi incuriosisce moltissimo questa persona perché pure lui è scienziato, biologo, chimico, quindi partendo proprio dalla scienza,
è riuscito in qualche modo a trovare l'assunto del fatto che c'è molto di più di quello che noi vediamo nella realtà. Sì, ma infatti quello che stavo per dire è proprio questo, che la scienza unanime concorda nell'affermare che è conoscibile attraverso la nostra intelligenza e i nostri sensi al massimo, quando sono nella loro maggiore rappresentazione, il 3% della realtà che ci circonda. Il resto, quel 97% che spesso noi definiamo come fenomeni paranormali o comunque invece altri che si appellano alla razionalità, ma in realtà non lo fanno, la definiscono come una suggestione oppure delle allucinazioni, diciamo, visive o uditive, ecco, quello fa parte del 97% secondo la scienza. Eh sì, il problema è che loro chiedono, per la scienza il discorso è difficile perché la scienza in realtà si basa sulle prove, no? Quindi tutto ciò che è probabile per la scienza esiste, non solo è probabile, deve essere anche riproducibile. Quindi una cosa che tu hai provato una volta la devi riprodurre, quindi riuscire a riprovarla altre volte nello stesso modo. Per cui è difficilissimo, come fai a provare delle cose che riguardano l'energia, dovresti trovare il modo appunto di evidenziare l'energia in circolo, ma non è semplicissimo. E quindi ci sono, alla fine lo scetticismo è legato a questo, al fatto della mancanza della prova, ma a quel punto bisognerebbe trovare altri modi di provare le cose, no? Sì, oppure non abbiamo i mezzi per poterlo provare e quindi facciamo un atto di fede, ma non di ciò che non possiamo capire, alla scienza. Quel 97% sappiamo che è tutta realtà, che non Sì, ma possiamo comprendere. è una realtà enorme che noi non comprendiamo, ma che in realtà, una cosa ancora più incredibile, compenetra la nostra realtà. Perché noi parliamo sempre di un altrove, no? In realtà non è un altrove, in realtà sono tutte dimensioni sovrapposte alla nostra in qualche modo. Quindi dice, com'è possibile quindi che vengono le entità qui? In realtà sono già qui, semplicemente possono passare, fare un tipo di passaggio, come se spostassero un velo per entrare in una stanza, una tenda, per farti capire, no? E in realtà sono già qua con noi, però noi non le vediamo, non le percepiamo se non quando loro riescono a fare quel passaggio in più, farlo utilizzando però l'energia terrena, la nostra energia, perché in qualche modo devono collegarsi a noi, no? Quindi devono utilizzare la nostra energia. E quindi quelle apparizioni non sono altro che energia condensata Sì, nel momento? in pratica loro avendo, stando in un'altra virgolette dimensione, non so come altro definirlo, loro devono, ovviamente, loro hanno le energie più alte, ovviamente, perché non sono più parte della materia, quindi le energie hanno altre vibrazioni e quindi loro devono in qualche modo collegarsi alla nostra energia, quindi abbassare la loro per comunicare con noi, quindi collegarsi all'energia della materia che è più bassa a livello vibrazionale. Senti, invece, cara Chiara, dalle comunicazioni che ti arrivano, oppure parte di esse, questa dittatura, queste imposizioni a cui siamo sottoposti da più di 2 anni, secondo le energie che sono sopra di noi, o vicino a noi, o accanto a noi, terminerà? Tu mi hai già risposto, hai detto dipende tutto da noi, quindi Certo, certo. in realtà sì, ma anche perché io mi sono fatta mille domande su questa situazione nel corso di questi 2 anni, ovviamente, no? E ho trovato Perdonami, un'unica risposta. anche per chiarirlo agli ascoltatori, in realtà sì, terminerà o sì, dipende da noi? Sì, dipende da noi, Ah, certo. però io mi sono fatta mille domande, appunto, come dicevo, su questa situazione e ho trovato un'unica risposta che poi è la più logica in assoluto, anche se è difficile poi non da concepire in qualche modo. L'essere umano in generale aveva bisogno di vivere questa situazione. Quindi in realtà l'abbiamo creata, tra
tra virgolette noi per scatenare in qualche modo tutta una serie di cause che poi avrebbero portato a una vibrazione più alta dell'essere umano. In qualche modo la tranquillità, no? Il vivere piatto, tra virgolette, non fa sì che le persone abbiano necessità di andare oltre, no? Cioè, la serenità che comporta, diciamo, vivere, tra virgolette, tranquillo, con le classiche problematiche di tutti i giorni che sono abbastanza superabili in varie situazioni, non fa sì che l'essere umano abbia lo scatto di evoluzione. E quindi in realtà probabilmente tutti noi, perché non è riguardato alla fine solo un paese nello specifico, anche se in Italia alla fine è stata una tra le più colpite in generale dalla situazione, soprattutto dalle conseguenze in qualche modo, no, della situazione, sì. Ma in realtà questa cosa ha riguardato tutto il mondo. Questo momento di crisi mondiale era necessario, e quindi non è una questione di finisce, quando finisce, finirà nel momento esatto in cui sarà necessario che finisca, in cui noi esseri umani riusciremo in una buona parte, se non tutti, a aver fatto l'evoluzione che era necessaria per ognuno. Una buona parte, quindi più del 50%? Ma una buona parte dipende, perché in realtà un'evoluzione spirituale, quindi un aumento della vibrazione, è talmente esponenziale, perché una volta che io ho fatto uno scatto di evoluzione, io, qualunque essere umano, non posso tornare indietro, posso solo andare ancora più avanti, no? Quindi ancora continuare ad evolvere. Per cui un'evoluzione così in 2 anni, che ha avuto comunque degli scatti abbastanza repentini per le persone, per gli esseri umani in generale, e per una buona quantità di questi esseri umani, non c'è bisogno che sia un 50% o più perché la situazione modifichi, ma è talmente alta la vibrazione che poi sarà diciamo, un continuo salire in maniera esponenziale delle vibrazioni, e quindi poi a quel punto, a un certo punto, ci sarà una modifica delle vibrazioni di tutti gli esseri umani, anche chi non era pronto, anche chi non ci ha mai pensato, si troveranno a vedere le cose in maniera totalmente diversa, senza neanche rendersene conto. In realtà ieri mi ha colpito, ieri era domenica, sono andata a messa con mia figlia, perché lei dovrà fare la comunione a maggio, e quindi ovviamente pretendono che tutte le domeniche vada a messa, l'accompagno, mi fa piacere, ma io ormai il discorso religioso sono andata anche un po' oltre, abbiamo già parlato, no? Sì, certo. Però ovviamente è un passaggio che lei deve fare, perché è un passaggio che ho fatto anche io da ragazzina, perché diciamo in qualche modo è l'inizio, no, dell'avvicinarsi alla spiritualità, e poi ognuno prende la propria, no, il proprio percorso. E quindi l'ho accompagnata. Ieri sono rimasta molto stupita da qualche frase che ha detto il parroco della nostra chiesa. Molto stupita, perché ho capito che lui in questi ultimi giorni, veramente negli ultimi giorni, perché prima lo sentivo parlare in maniera totalmente diversa, ha fatto quello scatto in più e ha capito delle cose che fino a massimo una mesata fa non si vedeva che avesse compreso. Su questa situazione, sulla pandemia, sulla possibile guerra, o comunque sull'attuale, virgolette, guerra che c'è in atto, e come ci viene raccontata soprattutto. E la fine della sua comunicazione è stata: svegliamoci. Io mi sono guardata e ho detto, beh, noi siamo un paio d'anni che siamo svegli, è arrivato, ho pensato. Esatto. Però ha fatto un passaggio enorme per una persona che credeva, addirittura ha dichiarato di essere molto arrabbiato con una parte della chiesa, appunto. Quindi ha fatto un passaggio molto molto alto, no, relativamente a questo cambiamento di vibrazione, mentre prima era totalmente assuefatto alla narrazione corrente. Sì. A un certo punto, evidentemente, con questo cambiamento, no, il fatto che in 48 ore è sparita la pandemia, qualcuno ci ironizza sopra dicendo che Putin prenderà il premio Nobel della medicina, sì, perché con 48 ore ha fatto sparire la pandemia. E lui ha notato questa cosa, dice, prima si parlava solo di quello, adesso si parla di quest'altro, pure lì bisogna vedere come. Evidentemente, esatto. Lui conosce persone che gli raccontano una realtà diversa,
perché ovviamente poi alla fine un prete o comunque una persona che fa parte di quel mondo probabilmente ha contatti anche con, che ne so, persone ovviamente da che provengono dalla Russia, dall'Ucraina, gli raccontano poi le cose, no? E quindi lui ha notato in questo modo comunque anche una serie di cose che non gli tornavano, quindi nella narrazione attuale. Poi immediatamente prima, cioè subito è sparita la pandemia, dice qui c'è qualcosa che non mi torna. Però probabilmente se non avesse fatto lungo il passaggio superiore di consapevolezza non l'avrebbe notato. Bene, bene, cara Chiara, siamo giunti alla fine della nostra puntata. Vuoi salutare qualcuno? Ah, io saluto sempre tutte le persone che ci ascoltano, so per certo che ci ascolteranno altre persone anche non potendolo fare magari in questa sera, però magari lo faranno poi ascoltando la registrazione, perché mi chiedevano molti, molti, ma quando tornate, ma quando riprendete, quindi so che molti ci ascolteranno. E niente, quindi tutti quanti, ovviamente noi torneremo con queste chiacchierate sulla spiritualità che hanno molte possibilità, quindi sarà interessante, insomma. Bene, anch'io saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno in differita. E un saluto particolare, un bacio particolare a Ecaterina, a cui auguro ogni bene. E per quanto ci riguarda, ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre su queste frequenze, con Chiara. Parlando del mondo, della realtà che ci circonda, ma anche di quella che non riusciamo, almeno per il momento, a percepire, ma che è molto importante perché è capace di cambiare il corso della nostra vita e chissà, forse anche il corso della nostra storia, se ci sarà proprio questo risveglio che Chiara si auspica, che io mi auspico e speriamo che anche tutti coloro che ci sentono e che diffondono ciò, i concetti che stiamo esprimendo qui in radio, si auspicheranno. Bene, dal mondo in parole a regola d'arte, una cordiale buonanotte e ci risentiamo sempre con Chiara mercoledì prossimo. Buonanotte a tutti quanti.